vieni anche tu, scopri il mondo verde e blu, verde e blu. Cari telespettatori, buongiorno. E partiamo subito con il nostro Vivitorino, come di consueto, con le previsioni della giornata di oggi, domenica 10 febbraio. E come vedete, alle 10 del mattino le temperature sono di circa meno 0,1 gradi, in questo momento invece sono circa meno 4. C'è un sole stupendo, quindi fuori la giornata ideale per fare una passeggiata, per fare dello sport. Naturalmente copritevi bene. Nel corso della giornata la nuvolosità andrà in aumento per arrivare poi alle famose nevicate che sono state tanto richieste soprattutto dagli sciatori del lunedì e di martedì. Quindi mi raccomando, in campana per domani e dopodomani nevicate cospicue. Gli diamo un'occhiata molto velocemente. Ecco, qui iniziano così le nevicate dalle 4. E, come vedete, circa 3 cm, 2 cm e continuano anche il martedì 12. E adesso passiamo alle notizie di oggi. Ebbene, così, dopo aver visto le previsioni del tempo, continuiamo invece con le notizie di oggi, le notizie della giornata. Non abbiamo granché di notizie se non l'evento e la visita di Renzi e Bersani a Torino. E i cattivi, hanno detto Renzi, le ha prese un'altra volta da Bersani anche questa volta. A noi ci dispiace, perché a noi ci faceva piacere fosse Renzi a condurre questa bagarre elettorale, dal momento che è tutta una pagliacciata come si vede quotidianamente. E perché l'ha presa un'altra volta? Perché sapete che Bersani è juventino, Renzi invece, essendo fiorentino, quindi di Firenze, e ieri la Juve ha vinto 2-0 con la Fiorentina. Però tutto è salito per quanto riguarda i comizi di Renzi e Bersani, non i comizi ma le loro espletazioni, ecco, la spiegazione del loro programma elettorale. E mentre invece ancora con la notizia, un incubo di carte avvocati notificate per una zappa rubata. Ancora i titoli principali: come sopravvivere alla battaglia dell'arancia di Ivrea. Sapete che in questo periodo c'è il famosissimo carnevale di Ivrea e nostri amici sono andati e ci hanno detto che è stato veramente bellissimo, che è veramente bellissimo, molto organizzato, molto sentito da tutti, è veramente un evento nazionale. Ivrea, la cosa simpatica e su cui riflettere è proprio questo: dal nulla ha creato un evento di importanza mondiale, cioè in tutto il mondo si parla veramente del carnevale di Ivrea, dell'organizzazione, dell'eccellenza di questa organizzazione, di come è sentito questo carnevale in una piccola città piemontese. Continuiamo invece con gli annunci, con le notizie: 3 anni di udienze per un fucile di mezzo secolo fa, e mentre invece dobbiamo dire addio al vecchio dragone, siamo entrati nell'anno del serpente. Questa notiziona soprattutto per gli amici cinesi e giapponesi che sono in ascolto del nostro Vivitorino. Immagino che voi già lo sapevate. E mentre invece continuiamo con le notizie, noi siamo in preparativi, siamo in preparazione già con le valigie pronte, perché il 18 di febbraio inizierà il nostro Touring Tour, quindi il progetto portato avanti dalla Verde Blu Animazione insieme alla City Walk per la promozione del territorio calabrese questa volta, il territorio di Scalea. Verrà così un pool di ragazzi, 8 ragazzi, che da Torino partirà per Scalea per esaminare il territorio, produrre un pacchetto per proporlo poi ai CRAL e alle famiglie di Torino. Con questa notizia è tutto, noi ci vediamo domani e sempre con il Vivitorino, sempre con Verde Blu Animazione. Se avete bisogno di animazione per bambini, animazione per villaggi turistici, mi raccomando, Verde Blu. Ciao, domani! Buonasera signore e signori, siamo qua per il Vivitorino e iniziamo così ad intervistare i nostri due amici. Buonasera, buonasera. Pubblicati su Facebook. No, questo è direttamente il nostro Vivitorino speciale by night. Meno male. Per dire
che questa notte siamo andati in un locale di merda dove non andare assolutamente. Dopo un'ora e mezza di fila. Non andate al Sushi Sound, è un locale di merda. Confermi? Confermiamo Mirko, okay. È bello, ma c'è un certo Giancarlo, un PR che sta lì davanti, un coglione di 23-24 anni, che non deve fare questo mestiere, no. Deve cambiare mestiere, va bene. Però invece adesso siamo in un pub bellissimo, noi vi salutiamo e vi consigliamo di uscire comunque a Torino, perché è bella Torino. E la notte ci sono i tram, grazie. Ci sono i tram, ogni mezz'ora c'è il tram. Quindi brindiamo con la nostra Guinness, salute la Guinness, cin cin. E se vieni anche tu, scopri il mondo verde.